Un paio di settimane fa Alessandro, presidente dell'Aeroclub di Savona, mi ha invitato a fare un giro dalle loro parti. E ho deciso di raccogliere subito l'invito per una visita all'Aeroclub di Savona, che non è a Savona, e un bellissimo volo sulla Riviera Ligure e sul mare. Questo di oggi inoltre sarà il primo di una serie di video che avranno nel titolo hashtag Ho volato, che saranno un po' di vlog, un po' un racconto della mia esperienza a volare o in posti particolari o con mezzi particolari. In questo modo voglio un po' su questo canale, oltre a raccontarvi curiosità e cose tecniche, anche trasmettere un po' della passione per il volo e soprattutto farvi vivere, seppur attraverso un video, delle bellissime esperienze di volo, facendo passare, spero, un pochettino di quelle che sono le emozioni che un volo come quello di oggi può dare. Vi lascio al video. Aeroporto Riviera, carino, sembra anche un aeroporto con arrivi e partenze. Lì abbiamo la sede della Piaggio Aerospace. Mi recupero giusto due robe dal cofano e noi stiamo cercando Alessandro. Ciao, Ciao, presidente della catapecchia qua. della catapecchia qua, Ah, Aeroclub di che Savona. non è a Savona, venga. L'aeroporto è da quella parte là e avrai modo poi di entrare all'interno, tutto recintato per via della dogana e robe del genere, ma i controlli sono piuttosto veloci. Abbiamo qua l'istruttore Ivan Raffaeli che ti seguirà in questa missione. Andrai in volo, farai lungo costa sul mare, che è bellissimo, vedrai. Bellissimo. Sarai a comando, quindi Quindi a sinistra. vedrai il PS in pole position, cioè Bellissimo. i monitor e quant'altro. E buon divertimento, ci Ah, perché vediamo avete dopo. l'hai fissa, vero, sul Abbiamo le sedere. fisse, Bellissimo. sì. Ok. Tre quarti d'ora io sono di nuovo da te. Allora, let's go. Voilà, Aeroclub di Savona e Riviera Ligure. Ah, guarda che belli gli spazi. E questi? Ne siamo molto fieri, diciamo, fa parte della nostra storia. Ci sono un sacco di piloti di linea che sono venuti qua. Circa abbiamo contato 300, abbiamo formato 300 piloti di linea. Invece io ho fatto per 20 anni quello sport lì, quindi paracadutismo, formazione in caduta libera. Questa qui è la squadra 4, era la Campioni nazionale. d'Italia. Sì, era la nazionale di quegli anni lì, gli anni 98-99. Poi io sono passato al lotto, quindi 8 elementi. Ma come funziona? Si fanno tipo formazioni? C'è una giuria, vengono assegnate le figure Ah, le sono, figure, sì, ok. sono delle figure E la 35. giuria sta tipo giù a guardare col No, no, binocolo? no, il video fa parte della squadra, quindi sei Ah, 4, ma il ok. video che non si vede nell'immagine ovviamente è sopra che ci segue. Se vai fuori dalla porta, ti lanci con la squadra, no? Esci sempre col primo punto e il video non funziona, la giuria ti dà zero. Quindi No, ah, è ok, è tipo un proprio. portiere, cioè ci Sì, deve essere. è la gara del video più bello. Allora, andiamo verso il nostro Charlie Delta. Partenze, è perché dobbiamo fare i controlli di sicurezza. Eccolo lui! Hotel Zulu Charlie Delta, bello. 78, motore Rotax 100 cavalli, normalmente aspirato, usa anche benzina verde, usiamo benzina verde Mogas come quella delle macchine, e possiamo caricare fino a 113 litri, ci danno un'autonomia di quasi 6 ore. Boh, A 100 buonissimo. nodi significa arrivare praticamente quasi in Sicilia. E poi è ala bassa, che è molto molto più bello. Allora, controlli pre-volo, benzina. Controllo olio sui motori Rotax, va pompato l'olio con l'elica. Sempre ovviamente dopo aver controllato che i magneti siano spenti. Se no, dai la prima spintina, ti parte l'elica e tanti saluti. Sì, ma che lusso è il trim elettrico sulla cloche. Quando gorgoglia da qua è il momento di Andiamo testare lì. l'olio. Eccolo qui, è molto chiaro perché è nuovo. È arrivato al minimo, deve stare tra il minimo e il massimo. Però Ok. si controlla a caldo e sale quasi di metà di questo livello Ah, perché si espande un po'. quando si espande. Quindi siamo più di metà in realtà. Ok. Ok, il motore è acceso, mettiamo l'aria calda in via preventiva perché d'inverno al mattino è probabile che Sì. faccia ghiaccio. Ci mettiamo un attimo qui sul piazzale in attesa poi del Sì. rullaggio. Abbiamo anche le checklist là sulla tasca sinistra. L'ispezione pre-volo l'abbiamo fatta. Allora, oggetti strani non ne abbiamo, Sì, bagagliaio, questa è tutto fatta prima quanto. di salire a bordo. Ah, ok, posto. Quella esterna l'abbiamo Ispezione fatta. esterna l'abbiamo fatta, preavviamento, L'abbiamo fatto, avviamento. siamo arrivati qui. Bene, chiamate in radio. Ok. Albenga, buongiorno, India Hotel Zulu Charlie Delta. Pronto a rullare un VFR senza piano di volo, uscita Alassio, 30 minuti circa. Fantastico. Ok. Eccoci qua, questo è Alassio. Che figata. Questo è Porto Maurizio. Fare una virata stretta? Vai. Wow. Sempre belle.
Mayday, Mayday, c'è qualcosa che non va. C'è un Mayday. Eh sì, ho sentito. Hai mai fatto una virata sfogata? Sfogata? No. Una virata in saliscendi, in poche parole. Anziché fare una virata sul piano orizzontale seguendo l'orizzonte, la possiamo fare prima dando un po' di abbrivi e poi richiamando. In salita iniziamo a dare un angolo di bank, ci troveremo a 90 gradi di virata, quindi da sud ad esempio quando saremo verso est, con 90 gradi di inclinazione alare. A questo punto lasciamo scendere il muso per fare gli altri 90 gradi e quindi concludere questa virata di 180. E livellare contemporaneamente le ali. Esatto. Eccoci qua, 2000 piedi. Sì. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo la manetta a 5000 giri, il resto dei giri li prenderemo con la velocità, non c'è bisogno di dar motore. Allora abbassiamo leggermente il muso. Perfetto, tiriamo su. Iniziamo a virare, tutta potenza. Eccoci qua. 90 gradi, tolgo motore, lascio scendere, continuo sempre a richiamare, senza andare in stallo ovviamente. Quando chiudiamo i 180, quindi ho detto un sacco di piede destro. Più o meno alla stessa quota dove avevamo iniziato. Figo. Vuoi provarne una tu? Proviamo. Ok, tiriamo sul muso. Tirando su, comincia a dare bank. Sempre più su, tira bene su, se no poi scende troppo. Ho dato tutto motore. Perfetto, okay. Siamo qua. Tolgo motore. Ok. Va tolto motore. Livellate come un assetto inusuale a muso basso. E poi l'orizzonte. Perfetto, senza né superare le velocità e né superare i G. Cosa dici? Rientriamo a campo? Sì. Vai. Allora, siamo scaricati tutto quanto il possibile. È normale che stanno indietro l'aereo. Si è scaricata la Go, si è scaricata la GoPro, quindi non avete visto l'atterraggio. Ma molto, molto, molto figo. È molto, molto diverso. Croce invece del volantino, EFIS invece di tutti gli strumenti analogici. Manca il correttore di miscela. Tutto un po'. Però è figo, molto figo. Grazie mille del volo. Alla prossima. Ciao. Io aspetto Alessandro qua che fa il giro, che nel frattempo abbiamo recuperato qui a terra. Nel frattempo siamo sempre qua attorno al nostro Hotel Zulu Charlie Delta. L'avrete sentito prima in radio, molto probabilmente. C'è stato a un certo punto qualcuno che ha chiamato un Mayday. A quanto pare non era una vera emergenza o comunque non un qualcosa di grave, però abbiamo ripreso anche questa. E sono passato a registrare con l'iPhone perché ho il mondo scarico. Piccola tour degli hangar con Alessandro. Officina che è abbastanza in ordine, devo essere sincero. E qui c'è il reparto pezzi di ricambio. Ah, come vedi già. Con anche una cupola intera nuova. Una cupola intera. Ah, che bello. Ti devo fare un regalo. Ok, andiamo. L'ufficio del presidente, ma l'ufficio del presidente, che sarei io. In realtà c'è il lettino perché facciamo le visite mediche. Ah, fate anche, cioè siete autorizzati a fare visite mediche? Sì. Ah, figo. Il cappellino. Andrò a volare all'aeroclub di Varese con questo. E poi c'è il gadget che poi te lo apri a casa. Ah, la sorpresa. Okay. Tra l'altro mi diceva che ha preso una FL Sun Q5. Eh sì, ho preso la Q5. Fenomenale. Ma fenomenale veramente. Ah, l'aula. Fanno anche Baldoria. Ma avete i motori in aula, bello. Sì, sì, abbiamo un po' di cose anche per capire il passo radiale, le cose, i comandi. Ah, tutta la plancia smontata. Per il motore. Te ne intendi, eh? E qua fanno i BPL. Grazie di essere venuto, di essere stato in volo sulla costa. Giro. Hai visto un bellissimo. Hai visto bellissimo. Un po' di Liguria. Sì. Spero che sarai dei nostri. Senza togliere niente agli altri aeroclub. Però dai, insomma, noi ci abbiamo il mare, dai. Abbiamo il cappellino per la concorrenza. Va bene. Grazie. Grazie ciao, mille Marco. Di tutto. Ciao ciao. Ottimo, grazie ancora agli amici di Savona. Pollice in su al video per voi se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti.